Questo programma è offerto da Ipaco, le farine magiche. Icam, dal cacao al cioccolato. Rovagnati, io li ho fatti, io li ho firmati. Citterio, l'origine fa la differenza. Quattro Torri, Del Giudice. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina. Il risotto, uno dei piatti italiani più amati al mondo. Salute, malanni invernali. Cosa fare quando l'influenza colpisce? Tempo libero, feste di Natale. Giochiamo a carte? Lifestyle. Malton, quei gesti che per abitudine compiamo quotidianamente ma che non andrebbero fatti. Spazio motori. La verniciatura dell'auto, ecco come proteggerla. E in più, gossip, news, attualità. Eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine. Oggi con questo panino ci do lo sfilatino a tutta la signora. Complimenti a tutti. Fammi vedere the monster picture. Alfredo, mentre Alfredo pensa a queste cose, noi vi diciamo buongiorno. Alfredo è intento a maneggiare i suoi panini, le sue rosette, i suoi sfilatini, come avrebbe detto Diego Batantuono. Come ogni mattina poi del resto. Buongiorno dal bravo presentatore, dal bravissimo presentatore e dal super presentatore. Buongiorno. Oggi l'elfo, perché l'elfo non è vestito da elfo? Sì, non sta bene, ha avuto un problema gastroenterico, è venuto il fratello, giusto? Sì. Purtroppo sta chiuso ancora nel bagno. Ah, quindi tu sei il gemello dell'elfo. Ah, ecco, e come ti chiami tu? Elfo. Ah, tutti elfo si chiamano, cioè, perché la mamma, capito, li chiama. È vero che la mamma dell'elfo è sempre incinta. La mamma dell'elfo è sempre incinta, esatto. Non si può fare niente. Non rida lei, dietro la telecamera. Infatti, per piacere, benvenuti a Pane Quotidiano. Oggi io non capisco come mai non ci siano i caroselli bianconeri. Sono qualificati alla Coppa UEFA non ci sono i caroselli, purtroppo. Però la canzone comunque che va è Ma che freddo fa. No, diciamo, vedete, sportivamente ci dispiace che la partita è stata giocata comunque in un clima veramente brutto, però onestamente noi diciamo Roma, 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 cuore desta città. No, guarda, io preferivo che passavano il turno così erano un po' più stanchi, ma ce la dobbiamo giocare in campionato. Infatti, vabbè, comunque lo scudetto lo vince la Juve. Gagliani, bravi, forza Juve, Gagliani bravi, bravi. Per la paura ha perso i capelli, questa è la notizia, fino al 94esimo. E il Milan potrebbe andare a fare i play-out con la Civitanovese. Ah, ecco qua. Ah, no, non è vero, no, ce l'ha fatta, il Milan va avanti solo in Europa, eccolo qua. Berlusconi dice magari potevo andare anch'io avanti in Europa, invece è rimasto nel Milan. Sì. Il Napoli ha battuto l'Arsenal 2-0, ma purtroppo è andata giù, doveva fare il terzo. Ma prima di iniziare, prima di entrare nel vivo delle nostre notizie, c'è Guido Piano che ci deve presentare qualcosa. Male che sta là, che è troppo alto. Guido, ti è presente un po' i prodotti. Buongiorno, allora volevo comunicarvi che sono appena usciti polpo in umido, torcinelli e patate, salsiccia alla pizzaiola, scaloppine, funghi e speck, polpette, fagiolini, cavoli. Insomma,
qualsiasi cosa. Parmigiana, ma... lasagna. Oh, ma torcinelli e patate è proprio un piatto della Val d'Aosta, no? È vero? Tipico della Val d'Aosta, la fonduta con torcinelli e patate. Dove li possiamo trovare questi piatti, caro Guido? Al Convidi via Mastelloni. Al Convidi via Mastelloni, quindi è l'1:20, è l'1:20, abbiamo appena iniziato, sarà l'1:24 e 25. La fame si fa sentire, qua l'odore si fa sentire ancora di più. Tu cosa sceglieresti? Torcinelle e patate, polpo in umido, salsiccia alla pizzaiola o cosa? Tutto. Tutto! Fantastico, fantastico. Alfredo, cosa sceglieresti tu? Scegliere lo sfilattino, sicuramente polpo. Alfredo, oggi ti chiediamo una cosa. Come si chiama tua moglie? Daniela, perché chiediamo questa cosa? Perché questa trasmissione oggi non è pane quotidiano, è anche un po' il gioco delle coppie. Guardate Alessia Marcuzzi, eccola qui, perché oggi è arrivato un bigliettino che noi abbiamo sbirciato prima. Sì. Guardatelo, vicino alla mia foto che è stata messa a modi... Caro Piero, io sono un attimo qui, perché prima del bigliettino vorrei dire che dopo torcinille, patate, salsicce e polipo, va direttamente anche un ticket per il davanzo, per andare a fare l'analisi del sangue dopo, quando finisci, per colesterolo e roba va. Stiamo scherzando, tutta roba buona. Però attenzione, perché tutti insieme non va bene, a poco avevo di così, perché sennò poi... Onestamente, grazie Guido comunque, grazie per averci dato... Grazie Guido. Prego per il biglietto. Cioè... il sentimento è un momento di sentimento. A mio marito Alfredo, torna presto a casa oggi, ti aspetto amore mio. E per chi non lo sapesse, mio marito non lo cambierei con nessuno. Tinatil, tienitelo, ti amo. C'è il ti amo finale di Daniela, ti amo, complimenti per la tua frase, complimenti per la trasmissione, complimenti per il maritozzo qui. Oggi però il maritozzo ricambierà con cosa? Facciamo vedere. Con cosa? Con tutto il cuore. Vabbè. La nostra trasmissione ha cambiato un po' la sua veste, ma ritorniamo alla nostra rassegna stampa. Oggi ho letto pure un biglietto tonno subito. Firmato Rio Mare. Ecco qua. Era questo, scusate. Il Corriere della Sera, quindi stiamo leggendo. Sì. Allora, oggi c'è il Corriere della Sera e non la Gazzetta dello Sport. Andiamo indietro. Sì, perché sennò... C'è il Corriere della Sera, perché io vi segnalo, siete ancora in tempo a comprarne in edicola, questo libretto in allegato, eccolo qua, il divario del binario. 150 anni di ferrovie, così la Puglia ha perso il treno aspettando la Bari-Napoli, di Michelangelo Borrillo, che è giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Ecco qui. Vi farà ridere, cioè vi farà piangere. Vabbè, però diciamo in maniera simpatica, spiega perché, un po'. Perché voi pensate, abbiamo il nuovo Frecciarossa che si chiama Mennea, quindi dedicato al corridore di Barletta, però corre sulla dorsale tirrenica, perché la dorsale adriatica è out, i treni da Foggia per andare a Roma, per andare a Milano sono sempre meno, e soprattutto c'è questa bella questione dell'alta capacità. Vi leggo una cosa: se il governatore del Molise si oppone, il governo all'incontro di Bari, pur invitato, risulta assente. Inconsapevole è il premier Enrico Letta. Nel discorso al Senato, con cui il 2 ottobre scorso ha chiesto la fiducia, su 445 righe di testo ne ha dedicate 21 al Mezzogiorno. Si è sforzato. E in una di queste non poteva mancare quella che sembra la priorità del Sud da 13 anni a questa parte. Lo sblocca cantieri, si legge nel discorso di Letta, ha fatto ripartire l'alta velocità Bari-Napoli. Letta, quella Bari-Napoli si chiama alta capacità, non alta velocità. Ma manco tu che sei il presidente del Consiglio, sai queste cose. Non lo posso sapere. Incapacità. Sì, è alta incapacità. Però non questa. C'è problema, perché se abbiamo problemi con i treni possiamo comunque poi andare in aeroporto. Sì. No, fino a ora l'unico treno che funziona è quello che parte da Peschi Cicalenelle, le ferrovie del Gargano. Leggete questo opuscolo, perché vi farà ridere, questo libro, perché vi farà ridere e pensare su quanto siamo fessi noi foggiani e quanto siamo fessi noi in Puglia.
treni inesistenti. Il treno alta capacità dovrebbe passare per Roma, sì, dovrebbe passare quindi per Benevento, per Ariano Irpino. Invece? Non va perché c'è anche la frana. Ah, quindi, insomma, abbiamo belle cose. Complimenti, bella figuretta simpatica. Con la Peschici, sì, con la dottor Schulz, si va, si viaggia con la con il dottor Schulz si va a Peschici, ovviamente. Sì, 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 sì. Allora, fiducia per Letta, riforme e sfida a Grillo. Renzi a colloquio da Napolitano, forconi divisi ma minacce di blocchi. Continuano i blocchi dei forconi, il nostro presidio è quello di Cerignola, come sempre, sta andando avanti, c'è il rischio anche di chiusura di esercizi commerciali, infatti, cari ragazzi. Già ieri si parlava di questo e poi ieri ho visto in centro anche che c'era una manifestazione, quindi la situazione in Italia è veramente ormai peggiorata, caro Piero, non so dove andremo a finire. Infatti, Elfo, in Lapponia ci sono i forconi? Ci sono i forconi, per un appello che mi sento di dire, forconi e non forconi, forchette o cucchiai, protesta senza violenza, dobbiamo combatterli con la legalità. È esatto, giusto, è giusto. Oh, Belen. Buongiorno, Belen. Oggi buongiorno. Ho portato una specialità di Foggia, cioè? Le sfogliatine con uva sultanina e acciughe. Yeah. Uva sultanina. Perché si chiama uva sultanina? Non si chiama uva sultanina. No, perché si chiama uva sultanina? Questo non lo so. Cioè, no, la sai perché? Perché tutto va e l'uva rimane. L'uva passa, l'uva passa. E invece il fico? Rimane. Secco, secco. Salutiamo la sua signora, quindi, del fico. Allora, se... la salutiamo. Vabbè. Okay, dopo allora, queste non sono rida le lei, scusi, dietro. No. Con uva sultanina, sì, abbiamo detto, con uva sultanina. Sono tipiche foggiane? Sì, come foggiane. Si chiamano a Foggia le sfogliatine tipiche con uva sultanina? Allora, ripeto che io non sono di Foggia, quindi come si chiamano a Cerignola? Come si chiamano a Cerignola? La pizza sfoglia. No, la pizza... No, quella è la pizza sette sfoglie, sette sfoglie di Cerignola. Queste porterò. Non so come si chiamano. Come si chiamano, Carmine? Tu che sei foggiano? Pasta sfoglia. Pizza sfoglia. Questa pizza è la pizza sfoglia. Sfoglia. No. E dentro ci sono anche un po' di acciughe, lo sai? Sì, sì. Ok. Sono buonissime. Allora, quando tu assaggi queste acciughe... Poi, acciaffi di più o di meno? Penso di meno, perché di meno. Puzzo. Ah, ecco. Scusa, ma dico io, ma è maniera di fare pubblicità. Non è vero, non è vero, con le acciughe si acciaffa di più. Non sì, dire sì, cose, queste sono le famose acciughe foggiane da acciaffo. Ah, va bene, okay, ma tu ce le offri, ma sì, come sì, mai? Cioè, le sei andate a comprare al bar? No, no, le ho prese qui, sempre nel nostro punto vendita di Convi. Guardate bene. Sì, guardate chi, bene. Chi non fa colazione con le acciughe la mattina? No, chi non fa colazione? È molto più nutriente. Scusa, Carmi, è possibile far annusare ai nostri telespettatori? Ecco, annusatele, annusatele, sentite l'odore. Oh, l'odore dell'acciughetta. Vi siete fatti, come si dice, quando uno mangia tanto, vi siete fatti na... Nazza, il nostro elfo. Devo dire che domani mattina la nostra Belen arriverà col baccalà alle nuove. Esatto, baccalà all'aglio per piacere. Va bene, va okay. Bene. Grazie leggero, Belen, leggero. Sei sempre simpaticissima, Belen. Guarda, comunque sia... Poi noi alla fine della trasmissione. La nostra giornata è cambiata come sempre, grazie. Sì, sì, è vero, è vero. E noi, Belen, sempre imprevedibile. Belen, sempre imprevedibile. Andiamo a vedere... Sempre sì, sul Corriere, sempre sul Corriere. Sul Corriere. Oh, buongiorno, sì. La pagina, buongiorno. Non ci guardi la così. Pagina Bat Foggia, ecco qua. Butterfly ecco. For fun. Bat Foggia, perché ormai aspetta, è una città scusa. Di supereroi. Buongiorno, salve, la stiamo buongiorno. Scontando. Non se ne vada così come l'uomo perché ragno. Perché va via come un gambero, come un granchio. Perché io vergogno. Mi vergogno. Oh, si vergogno. Se ne vergogna, così, si vergogna. Andata, caro Piero, scusami, però... No, no, figuriamoci. Oh, sì. Allora, ci sono, siamo sotto Natale. E il nostro elfo, insieme alla sua slitta con le renne, ha grossi problemi, perché strade a pezzi avvia il restyling. Per il basolato, rovinato dalle piogge, da oggi lavori nel centro storico. Come fate voi con la slitta e le renne a consegnare i regali a Foggia? Questo è un grave problema che sussiste da anni a Foggia, quindi Foggia, la sua parola già deriva da fossa. Fovea, ma fossa. Poi ci stanno proprio a Fussan. Questo, cioè, guardate, lui è lappone e sa il latino, però vedi, si allappa un po'. Sì, si allappa a Fussan, un po'. Si allappa tipo un po'. Queste cose, esatto. Vabbè, però, bravo, è bravo. E purtroppo è la cadenza. È in gamba, no, ragazzo. Comunque, sì, in gamba. L'accendo lappone l'ha preso, no, si sente. Allora, andiamo a vedere la gazzetta. Si sente l'accendo lappone. Cosa si dice, ovviamente, sulla gazzetta? Cosa del bolle giorno? In pentola? Cosa allora. Bolle in pentola? Sì. La mafia infiltrata fra i forconi, bombe, minacce ai negozianti. Fantastico. E poi, proprio per visto che abbiamo parlato di mangiare, amava il sangue, per questo uccideva. Giustamente, perché e chi è? Dracula.
questo a Giannella Francesco, dice la Gazzetta. Gazzetta Francesco, di Manfredonia. La Gazzetta, eh? Sì. Scusami. Come rispondiamo noi alla Gazzetta? Noi rispondiamo così. Gazzetta, è finita per te. Sono io. Bat Piero. Vabbè. Ma dico io, Piero, ho visto l'altro giorno quel povero commerciante di Cirignola in lacrime per l'ennesima rapina. Cioè, basta, io voglio fare un appello. Capisco che la gente sta senza soldi, cioè. Però tutti stiamo così, non c'è bisogno di fare rapine. Poi, insomma, quattro rapine a quel poverino, hanno detto pure se siamo venuti a prendere i regali di Natale. Io non ce l'ho. Infatti. È più possibile, no, insomma. Tra parentesi, la mafia ha chiesto il copyright ai forcuni. Esatto, sì, sì, sì. E sì. Poi un'altra cosa, volevo fare un appello, quindi appuntamenti al cinema. Sono andato a vedere il film di Piff, davvero bello, la mafia uccide solo d'estate. Sì, sì, e sì. Voglio dire che poi si possono portare anche i bambini, perché è un film davvero semplice, davvero molto bello. È un po' lo stile di Piff, un sì, po'. Sì, sì, ma perché molti dicono magari non posso portare i bambini, invece no, io sono andato a vedere, davvero molto, molto semplice, racconta la mafia in maniera... semplice, pulita, quindi portate anche i bambini, un film bellissimo, quindi complimenti a Piff. Benissimo, è... ricordiamo che oggi alle 17.30 all'Assori, che si trova qua di fronte, perché noi ci troviamo di fronte all'Assori, c'è una bella manifestazione per i disabili. 17.30 venite, ci sarà la presentazione anche del Cantassori. Sì. Io a queste cose, io non faccio mai queste grosse pubblicità, però per queste cose io spendo sempre una parola. È importante partecipare a queste trasmissioni, perché è importante capire che i disabili non sono persone da emarginare, da abbandonare, ma sono molto, ma molto, ma molto intelligenti, molto, ma molto importanti e molto utili. Sono esattamente come le persone che noi, tra virgolette, chiamiamo normali. Siamo tutti uguali, questo è molto importante. Sì, personaggio dell'anno, il Papa. Il Papa. È stato eletto personaggio dell'anno. Secondo, sì. Secondo posto, l'Elfo. L'Elfo. L'Elfo è arrivato secondo, eh? Cioè, sì, secondo, dopo il Papa. E chi ha vinto? Il Santo Padre! Il Santo Padre ha vinto perché fa i miracoli. Primo il Papa, secondo l'Elfo e terzo Imodà. Pensate il livello di questi, di questi giurati. Questi sono, esatto. Quindi Checco dei Modà, ci puoi intonare qualcosa di Checco dei Modà? Se si potesse! No, ricordo quella famosa di... Come un colore... È quella? Come un colore, come... sì, come un colore. Come un colore. È quella... Comunque, ecco, ecco, ecco. Non lo so, io in Modà ho non smesso. Non lo so, diciamo in Modà, smesso, quindi abbiamo smesso. Quindi in Modà, che è successo? Sentiamo una musica... Ah, sono i Modà che stanno andando. Ecco, si sentono i Modà. Si può alzare il volume, questa, Belen? Questa è. Sì. Questa è dei Modà, no, quindi. Non si può alzare il volume. Comunque sì, grande il Papa, comunque grande personaggio. Grande il Papa, ma grande un altro personaggione. Chi è? D'Angelo, no, siamo la squadra da battere. D'Angelo è il figlio di Nino D'Angelo. Ah, però sì. Manca il caschetto biondo. Sì, perché ormai si è evoluto e abbiamo margini per stupire ancora. Sì. In prova il centrocampista Candiano. Ah, attenzione. Candiano, sì. Chi sarebbe? Maico Candiano, classe 92, nella scorsa stagione, pensate, nelle fila del Borgo Abugiano. Ah, non sì, mica pizza e fighi, mica l'Atletico Peschici, cioè, esatto, esatto. Vogliamo chiedere, attenzione, non è un ladro, guardate, non è un ladro, no, abbiamo visto vestito di nero che sta prendendo... Neanche l'uomo ragno. Mi assicuriamo, non è né un ladro né l'uomo ragno. Buongiorno a lei. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Sta rubando o no? Sta rubando la pizza per portarle ai condimenti. Ah, ecco, sta rubando che la pizza. Quindi lei ruba i ricchi per dare ai poveri. Ah, è il nostro Robin Hood, è il nostro Robin Hood. No, che vogliamo dire che il proprietario del convi è ricco, per amor di Dio. Abbiamo fatto solamente una battuta. Salutiamo tutta la proprietà del convi. Esatto, esatto. Ecco qua, la pizza è pronta. Comunque, stavamo parlando di D'Angelo. Alfredo, che ne pensi della prima fase di Nino D'Angelo col caschetto biondo? Ti piaceva Nino D'Angelo? Niente. Non ricordo assolutamente. Ricordiamo che è la settimana di Teleton, quindi sciarpe per noi, guarda, sì, tutte e tre con le sta sciarpe. Sta finendo, ricordiamo, facciamo una sciarpata di Teleton, sì, facciamola, sì, facciamo ecco. Sciarpata di Teleton, io la faccio così. Teleton, un coro riempito. Dovete donare, donate, ragazzi, donate, importante, perché donate. Teleton combatte le malattie genetiche e noi... quindi combatte le malattie genetiche e fa sì che non nascano altri elementi come noi gruppo nocivo, ecco, esatto, ecco. Quindi togliamo... Tu andavi allo stadio, Elfo? Sì,
In che gruppo eri? Dove abitavo io era il famoso, non so se esiste ancora, il Real Bronx. Come? Ma stiamo Real scherzando, il Real tu Bronx, grandissimo. Io andavo nell'Indomabili. Ah, nell'Indomabili. All'epoca, adesso invece Curva Nord. Io avevo iniziato nell'Original Fans. Anzi, saluto, se non so, non vado allo stato italiano, Michele La Capretta, se esiste ancora, con la sua trombetta. E lui risponde, Michele La Capretta, giustamente, momento di alta televisione. No, all'inizio eravamo tutti Original Fan, loro erano gli sbagliati, Michele La Capretta era degli sbagliati. E che bello rivedere comunque il Foggia dopo il fallimento, ci siamo quasi, siamo ritornati quasi lì dove eravamo, quindi chi ci ha voluto male... Chi è? Scusate il gestaccio, scusate, ma ci sta tutto quanto. Forza Foggia, dai, che ritorneremo comunque in grande, diciamo, in grandi campionati, sono sicuro di questo. E ora, per piacere, invece di grandi campionati, parliamo di grandissimi campionati, perché il Gargano Calcio, Matteo promessa mantenuta, Matteo Trigiani alla sua prima apparizione col Gargano Calcio non si smentisce, due reti in un'ora, non al Barcellona, non al Galatasaray, al Celle San Vito. Al Celle San Vito, quindi ricordiamo. Forza Trigiani esatto, sempre, quindi esatto. calcio minore anche è stato nominato. E dopo quest'ultima nomina noi vi dobbiamo salutare, perché altrimenti si raffreddano le sfogliatelle con l'uva sultanina. Che si mangia a colazione bene. Allegramente, diciamo. Certo. Ricordiamo bene. Teleton, ricordiamo l'Elfo. Ricordiamo. Gli Elfiani. E anche gli Elfiani sì, perché... il gruppo clou... Quello tuo, diciamo. Gli Elfiani. E salutiamo il fratello dell'Elfo. Ha avuto un problema. Malato. Però domani verrà. Sì, certo. Domani verrà. Ok, a questo punto, ciao Stato a tutti. Buono. Ciao. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dove c'è gusto, c'è barra. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina. Il risotto, uno dei piatti italiani più amati al mondo. Salute, malanni invernali. Cosa fare quando l'influenza colpisce? Tempo libero, feste di Natale. Giochiamo a carte? Lifestyle. Malton, quei gesti che per abitudine compiamo quotidianamente ma che non andrebbero fatti. Spazio motori. La verniciatura dell'auto, ecco come proteggerla. E in più, gossip, news, attualità. Eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine.
sbaglia il rigore. C'è chi un giorno ha tanto sofferto e allora ha detto io parto.